Ho 41 anni e una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, esperienza che mi ha consentito di amministrare negli ultimi 5 anni un comune che ho ereditato con tante criticità, in particolare con problemi di dissesto finanziario. Abbiamo fatto un programma interessante che ci ha consentito di risanare in gran parte il bilancio comunale. La sanità regionale, ma soprattutto quella nazionale, post pandemia, ha mostrato dei limiti, va riorganizzata, va riformulata e in Abruzzo noi abbiamo chiesto agli enti sovraccomunali, in particolar modo a Regione Abruzzo, all'Assessorato Regionale alla Sanità, di potenziare soprattutto gli ospedali periferici, in questo caso gli ospedali che sono presenti nell'entroterra regionale della Regione. In questo caso l'ospedale San Massimo di Penne abbiamo chiesto e ottenuto la riclassificazione sanitaria con l'elevazione di ospedale di base con sede di pronto soccorso. È iniziato un iter amministrativo, ora attendiamo la certificazione presso il Ministero della Sanità e dell'Economia, certificazione che consentirà poi al Consiglio regionale di deliberare la nuova rete ospedaliera regionale. Per quanto riguarda la vertenza Brioni, noi non ci siamo limitati soltanto a dare delle pacche sulle spalle dei dipendenti o dei sindacati che sono impegnati in questa attività. Noi invece abbiamo fatto proposte importanti all'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo e all'assessorato alle attività produttive. Abbiamo proposto di istituire nel distretto Vestino, distretto Tessile Vestino, un'area di crisi complessa, con lo stesso modello attuato nella Val Vibrata, perché crediamo che il costo del lavoro, la pressione tributaria presente sul costo del lavoro, provochi un abbassamento dei livelli occupazionali e quindi noi dobbiamo lavorare per ottenere un'area di crisi complessa e lo faremo con determinazione. Dobbiamo puntare a riqualificare il centro storico, andremo a riacquisire al patrimonio dell'ente tutte quelle case abbandonate e poi le ridaremo in vendita ad 1 euro per incentivare la presenza di giovani nel nostro centro storico. E soprattutto con l'Università Gabriele D'Annunzio, la Facoltà di Architettura, abbiamo avviato un progetto per redigere il piano colore e il piano luce del nostro centro storico. Abbiamo tante idee, quindi chiediamo appunto un sostegno per realizzarle.